Siamo al momento del 3 minuti con. Sentiamo chi è l'ospite del giorno. Radio S. Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Alla Casa degli Autori incontriamo Isa Danielli, un personaggio molto bello, quello che è stato ritagliato, la madre di Harry De Luca. Sì, infatti, un personaggio bellissimo che Harry mi ha regalato, perché al momento in cui l'ha scritto mi ha detto che ha pensato a me, e quindi questo per me è di grande soddisfazione e anche di grande felicità, perché essere interprete di uno scritto di Harry De Luca, e beh, diciamo, è come essere stato interprete di uno scritto di Edoardo. È un po' sì, anche perché in questo personaggio si porta una donna asciutta, lei si definisce così, una donna asciutta che conosce l'ironia e che ha dovuto convivere con la paura della morte di un figlio. C'è la battuta bellissima che dice: che cos'è la pietà di Michelangelo? È una bestemmia, una madre che sopravvive ad un figlio. E ci dicevamo proprio oggi, a un certo punto, quando è arrivato quel momento, Harry mi ha sussurrato nelle orecchie, ha detto: questa è la più bella battuta che ho scritto. Ho detto: è vero, è vero. E infatti quello è un momento fortissimo, secondo me, dove c'è tutto il dolore, descrive tutto il dolore di una madre che vede morire un figlio prima di lei, e quindi descrive tutto il dolore che lei ha provato durante tutta sempre la lontananza del figlio, e sempre a vivere con la paura di non rivederlo più. Il dover convivere anche con delle scelte non sempre ben accolte. Appunto, però lei è stata una madre molto forte e coraggiosa, perché ha lasciato comunque che il figlio facesse quello che veramente voleva fare, tenendosi dentro tutto quello che poteva essere forse in certi momenti anche un rancore, perché no, verso questo figlio che le dava tanto dolore. Però una madre straordinaria. Io poi l'ho conosciuta, la mamma di Harry, l'ho conosciuta perché nel lontano 1970, ma adesso non ricordo precisamente se era il 75, insomma negli anni 70, non mi ricordo quando precisamente, io facevo parte di una comitiva di amici, di un gruppo di amici, fra cui c'erano attori, non attori, amiche, appunto, e amiche della mamma di Harry, insomma, c'era la mamma delle Comencini, ecco, anche con lei. Era quel periodo là che giocavamo insieme, giocavamo a poker, giocavamo a conché, però io non ho mai avuto una vera amicizia, diciamo, una conoscente era per me, che però ogni tanto ci si incontrava al tavolo da gioco, e al tavolo da gioco le persone si conoscono abbastanza, e quindi voglio dire, era una persona molto 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 colta, molto molto seria, ma anche molto, appunto, ironica, molto divertente in certi momenti con le sue frecciate. Non era molto facile, ecco, però era una donna in gamba. E quindi poi, quando ho letto questa cosa che ha scritto Harry, l'ho capita ancora di più, e quindi insomma, per me è stato veramente molto emozionante fare questo personaggio. Pure, ne voglio dire, nella mia vita, io sono 58 anni che faccio questo mestiere, ne ho fatti tanti di personaggi grossi, ma questo mi ha, diciamo, proprio colpita. E il rapporto sul set con Andrea ed Harry De Luca? Meraviglioso, 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 divertente. Innanzitutto ci siamo capiti, nel momento in cui si lavorava, però siccome Harry non era un attore, no, non è un attore, quindi invece io, il regista, avevamo bisogno di provare, invece lui faceva: ma perché, molla, ma ripetere un'altra volta, e quindi in convincerlo a doverlo fare, soprattutto per me e per lui, per la macchina da me, è stata un po' dura, però comunque ci si divertiva anche, insomma, al momento in cui poi si stava insieme, quando si finiva di lavorare, durante la pausa. No, io ho passato bellissimi momenti in quella casa. Poi c'ero già stata comunque prima, perché essendo nata un'amicizia, soprattutto con mio marito, che è un direttore tecnico e col quale aveva vissuto un periodo di tempo, perché lui ha girato con uno spettacolo In viaggio con Aurora, eccetera, e c'era mio marito che lavorava con lui, e quindi così poi l'ho conosciuto da vicino, ho avuto questa gioia, questa possibilità, e allora, insomma, ci siamo, abbastanza, finivamo di lavorare, ci mettevamo a cantare con la chitarra, si mangiava, insomma, passato un periodo meraviglioso. C'ero stata, appunto, proprio a dormire in quella casa, e poi ci sono ritornata, appunto, per girare. Poi, insomma, adesso c'è un'amicizia che io ancora non ci credo. Grazie mille.